Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea Link Not in questo nuovo episodio di Yoga Watch Blasters. Andiamo oggi quindi ad affrontare la missione che ci aspetta, l'ultima missione, a Valdoro Centro. A quanto pare, non si sa perché a Valdoro Centro, è apparso Tutt'Osso. KJ è stato catturato, il colpevole è sul tetto della scuola. Però ci troviamo a Valdoro Centro, perché? Andiamolo a fare. Quindi partiamo da Valdoro Centro e arriviamo fino a sulla scuola? No, sarebbe troppo lunga e troppo assurda come cosa. Sarebbero 3 mappe addirittura. Quindi partiamo... Aspetta, abbiamo un percorso ben preciso. Ah, anche Comagiro è stato catturato dentro... Anche? Come anche? Sicuro starà piangendo come una fontana. Tu dici che è Jay il duro che piange come una fontana? Ehi, malandro! Piccoletto, ehi. Fortuna che ho allenato un po' gli yokai, se no... Oh mio Dio, ragazzi, piano, piano. Ah, seguono un percorso specifico, però. Quindi, finché le vedo, sto tranquillo. Va bene, non c'è nessun problema, allora. Ok, è andato. Aspetta, questa che fa? Gira? No, non gira, ragazzi, andiamo. Bravi, così, seguitemi. Voi seguite me e non avrete problemi. O forse ne avrete tanti, dipende da come sto la mattina quando mi sveglio. No, non è vero. Accidenti però, qua ne arrivano un bel po'. Ok, so cosa fare, ecco dai. Ah, ma devo sconfiggere degli yokai qui? Ok, va bene, sconfiggiamoli. Ah, vai, così, perfetto. Non capisco perché debba sconfiggere questi yokai. Magari diciamo che sono i suoi sottoposti, i suoi tirapiedi. I tirapiedi. Ah, ok, inizio a capire. Infatti dico, ce ne devo sconfiggere 10, ma ne vedevo solo 5. Dico, what? Wow, ma sono tosti, accidenti a voi. Perché così forti? No, aspetto perché se mi droppano le sfere Oni non le vedo. Ecco, infatti, vedi, se già era andato non l'avrei vista quella. Opla, ehi, stai stilossa. L'Energy Max, no, me lo tengo. Guarda qua, che bel bottino. Sono pronto con l'Energy Max, vai. Tanto non ci vuole niente a caricarlo. Tutt'Osso... Lo prendiamo a badilate. Ehi! Ma è splendida e è curatrice? Molto raro. In genere. Le capsule cadono al tetto della scuola. Bene, Trupp, usate la porta d'ingresso e correte sul tetto. Aspetta, dov'è? Ah, è lì fuori, ok. Ma pensavo che uscissero da qui. Non sappiamo quali sorprese troveremo, state attenti. Ah, andiamo direttamente sopra, meno male. Mancano gli incisivi. Almeno c'è la voce di quello del secondo yokai. Meno male. E come lo... Ah, anche da lontano? Ok. Cosa sono quelle capsule verdi? Attenzione. Ok. Dai, su. Prenditi un bel po' di danni Tutt'Osso. È facile però. Il bello è che si può anche colpire da qui. Oppla. Ah, quindi quella rossa fa il magma. Basta colpire lì. Oh. Che noioso che sei. Quella... Può che c'è la blu. Vabbè però è facile, eh. Ok, non è aperto il cuore, ma gli faccio un po' di danni almeno. Capsula verde. Cosa faceva quella verde? Ah, mi cura quella verde. Non si sa. Forse sì, mi sembra che mi stesse curando. Mi piace Usapion che dice dannato. Quando è che si apre il cuoricino? Usapion ha perso i sensi? No, Usapion! No! No, Usapion, ti salvo io! Ti salverò io, non importa se prendo danni! Aia, e invece importa.
Komosan! Grande Komosan! Komosan MVP di questa partita! Grande Komosan! Oh mio Dio, la bomba! Non ci state vicino, compagni yokai. Ok, il range è quello. Energy Max! Rock and Jackpot! Oh mio Dio, no, no, no! Wow, wow, ehi! Ti sei immattito? Però ce l'abbiamo fatta, dai, ce l'abbiamo fatta. Certo, se scoprisse il cuore sarebbe più facile, andata invece. Oh baby, prenditi questa. Ti fa male il cuore? Non è che ho un infarto? Ah, gli yokai non possono avere infarti, al massimo possono ascendere. Mi scusi? Signor Tuttosso, la Sferoni? Pezzente. Non si può saltare questa scena, quindi sarà importante. Probabilmente Komajiro che ci viene a salutare a dire bravi, mi avete salvato. Rango Blaster 3. Ogni volta che sconfiggiamo un boss sarà di livello. Un boss nuovo però. Quelli già fatti non contano ovviamente, se no uno sconfigge quelli che già... attenzione. Il gigantesco osso pelvico di Tuttosso, Helvis the Pelvis. Impossibile sollevarlo da soli. Anche il dente. Il gigantesco molare di Tuttosso, mai una carie. Che culo. Vorrei non averle io le carie. Una l'ho fatta curare. Ma un'altra non mi dà fastidio, quindi... Grazie infinite per avermi salvato. Ah, e mi dispiace per tutte le cose che ho detto. Sembra proprio che sia tornato in te, meno male. Tutto questo mi ha ricordato il motivo per cui sono diventato un blaster. Ah, era un blaster? Quindi la band di Komajiro era tipo rivale? Fin da quando ero piccolo, mio fratello mi ha sempre protetto. Voglio diventare forte, proprio come lui. Ho solo scelto i mezzi sbagliati per raggiungere il mio obiettivo. Arrivato in città, ho iniziato a capire i miei errori. Komajiro. Sono contento che sia andato tutto per il meglio. È tutto per merito tuo, Komosan. Dai, così divento rosso. È stato un lavoro di squadra. Komajiro, unisciti a me. Faccio tipo All Might quando dice a Midoriya. La tua accademia. Sei davvero incredibile, fratello. Posso dirmi la vostra squadra? Ditemi di sì, vi prego. Non possiamo scegliere perché vieni... Tu non dovresti dire mille giravolte, è la catchphrase di Komosan. Dimmi un'altra, no? Che nome... Soprannome, fermati. Annulliamo la scelta. Ottimo allora, e vai, un compagno in più. Tutto è bene quel che finisce bene. Ah, l'amore fraterno, che cosa meravigliosa. Ben detto, amico! Cos'è la danza? Oh, attenzione! Chi c'è questa volta? Ma sono anche io che classici. Basta che possa mangiare in pace. Ah, quello sempre. Ah, non me lo perdo, no! Per nulla al mondo potrei perdermelo. Quindi ora andiamo avanti. Ho una missione speciale per voi oggi. Pronti? Farete un allenamento speciale! Che dici? Chi è tanto speciale? Vi unirete a un'altra squadra e imparerete cose nuove da loro. Come? Un attimo, potresti spiegarti meglio? È molto semplice, voglio che studiate le tecniche di un'altra squadra. È una squadra di veterani, sanno quello che fanno. Ok, sembra un'ottima occasione per imparare. Certo che sì, andate ora tutti all'opera! Che cosa? Proprio ora? Naturalmente, altra squadra vi sta già aspettando. Andate al laghetto Zucca a col di brezza a salutarli. Probabilmente sono yokai classici, quindi hanno esperienza, ha detto. Disputa territoriale per laghetto Zucca. Vediamo un po' questa prima missione in cosa consiste. Ehi ragazzi, il sergente Quadro mi ha già informato. Quindi venirete un'altra squadra, giusto? Sì, perciò dobbiamo arrivare al laghetto Zucca quanto prima. Scusate se vi faccio perdere tempo. Ma volevo parlarvi di qualcosa. Qualcosa di bello. Bello, di che si tratta? Dell'evoluzione.
Ora puoi usare evoluzione e fusione nella palestra primo piano. Bene. Oltre a salire di livello nella palestra potrai fare evolvere e fondere gli yokai. Lascia che io, Mister Velorapido, ti parli di evoluzione e fusione. Ecco fatto, questo è per voi. In poche parole ci ha detto che uno yokai raggiunto un certo livello si evolve. E yokai per evolversi deve usare certi oggetti e sfere on, ovviamente. Che cos'è? Un oggetto che usate per la fusione vi tornerà utile! Assolutamente subito, Pester, torna in squadra, Komasan, ciao! Ora andate, il vostro allenamento speciale vi aspetta! A presto! Andiamo al laghetto Zucca, col di brezza, presto! Komasan, mi dispiace, ma... Attenzione, chi è? Pronto, Mami, sbrigati a tornare a casa! Farai tardi! Ah, è caduta la linea? Katie sarà molto delusa. Ora può accettare la missione secondaria in solitaria Blasters da 4 soldi. Ah! Evoluzione per fusione! E andiamo con lui e Lama Furente. 1600 sfereoni! Un favore per un vecchio amico. Una vecchia storia dalla squadra Blasters. Un favore per un amico. Proviamolo! È in solitaria, quindi useremo un solo yokai. Ross? No, Ross non può essere, non è il momento, mi sa. So che si può reclutare Ross, ma non credo sia il momento. Ha chiamato Nathan Meow? Quella voce era precisamente quella di Nathan. Decisamente, non precisamente. Nathan? Il mio padroncino, il ragazzino umano, amico di Jibayan. Gli umani possono chiamarci qui. Non fate troppi problemi, Meow. E chi ha detto Nathan? Ha detto che Katie sarebbe stata delusa o non so che. Credo che una cosa del genere sia già successa. L'ultima volta per colpa di Whisper è successo qualcosa di terribile, Meow. No, no, no. Ma infatti no. Cosa però? Eh? È successo qualcosa a causa mia? È successo prima che Sergente Quadro si unisse a noi. Quando Whisper continuava a dire di essere il capitano. Che è successo? Ecco perché voglio mostrare a Katie il mio lato buono. Ci sono yokai che mi aiuterebbero a sembrare figo? Yokai che ti rendono più figo? Che tipo di yokai sono, Miao? Lasciate fare a me. Io, abile e sapiente valletto yokai, porterò degli yokai che ti renderanno strafigo. Dici sul serio? Grazie, Whisper. Bene, vado a cercare Katie. Che dici? E ora, dopo tanto bel parlare, come pensi di agire, Miao? Ci sarebbe uno yokai particolare. Tu non ti preoccupare. Dimmi che è quello che penso io. Blasters in missione! Ma perché dobbiamo aiutarti, Miao? Perché? Dopo vi darò una barretta di cioccolato. Beh, allora potrei anche aiutarti. Beh, sì, Jibayan, potresti. Quindi siamo con Jibayan, presumo. No, siamo tutti quanti. Addirittura Whisper. Ma co... No, non ho capito. Devo trovare un yokai che crea l'atmosfera giusta. In solitaria, ma con Whisper? No, questo assolutamente no. È la nostra occasione. Questa è la nostra possibilità di fare amicizia con qualcuno. Credi che sia ciò di cui ha bisogno Nathan? Potremmo provare. Ok. Potremmo provare a usare un yokai diverso, ha detto. Quanti cuori. Ma non è questo. Missione completata. Ma c'è solo Puzzetto. Ah, ecco perché. Ehi, Nathan. Katie, ma che coincidenza. Ora Puzzetto, fai il tuo dovere. Siamo sicuri che sia una buona idea, Miao? Prot. Lascia fare a me. Cosa? Qualcosa non va? Katie? Nathan, hai appena... Wow. No, non sono stato io. Ehi, doppia? Ah, ciao. Ma non sono stato io, hai capito male.
col cuoricino? Nathan? Ma perché alle femmine col cuore? Nathan, sei disgustoso! È lei quella che... Aspetta, Katie! Ma sono entrato... A cosa sto assistendo? Per favore! Facciamo i seri! Non ne avevo idea! Una giornata da dimenticare! Tutta colpa di Whisper, miau! Esilarante! Sì, va bene... Quella è strana comunque sia, Nevina. Anche se con scarsi risultati, hai fatto del tuo meglio per aiutare qualcuno. Sì. Esatto! Comunque, per avere buoni risultati dovrai allenarti di più! No. Ma che miavolo! Perché siamo arrivati a questo, miau? Va bene. Oh, attenzione, cosa c'è, signor Sergente Bava? Hai ricevuto un nuovo sfondo! Come a giro sei da Blasters con il nome di KJ! Sembra un pensiero carino dei vecchi membri della squadra KJ. A quanto pare come a giro sta diventando piuttosto famoso. Affascinante KJ. Lo installerò subito sullo Yokai Pad. 1, 2, 3, po'. Ok, facciamo anche un'altra missione, video, tanto sarà corta pure questa. Vediamo un po' questo allenamento con i Blasters di vecchia data. Sarà interessante. Vai, Blasters in missione! Vediamo un po' se cambia la scena quando arriva Whisper. La prima perché è così di default e poi non la fa più vedere. Potevo saltarlo! Va bene, cominciamo intanto ovviamente. Le Sfereoni. Incontratevi con il vostro superiore presso il palcoscenico del parco. Ok, questo via. Ok, questo è interessante. No, andiamo un po' con Usapion. Questo lo prendo perché è utile come oggetto. Questo fa un sacco di danni una volta che lo spari. Me lo ricordo da Yokai Watch 3. Ok, è andato. Rimetto Jibanyan perché comunque... Aspettiamo un attimo Pester. Ok. Andiamo con Pester. No, lo metto perché preferisco attaccare più... Ah, è sempre Jibanyan. Perché preferisco attaccare più volte di fila... Perché mi è più comodo. Mi è più comodo solo per un fattore di comodità, non per altro. Qua c'è un altro yokai, facciamo fuori pure questo. Vai. Draghetto, se diventa amico draghetto... Sarebbe stato bello. Yo, ma sono loro due? Noi siamo i K, al vostro servizio, belli. Iniziate dagli yokai sull'isolotto nel lago. Stanni fuori tu, troll. Siamo noi che li stiamo allenando. Per prima cosa sconfiggete gli yokai vicino alle case. Allora, chi dobbiamo dare retta? Cioè, solo una cosa da fare, dovrete accontentare entrambi. Va bene, sergente Quadro. Chi è qua che crea casino, eh? Schifosi, dove sei tu? Ah, sei tu, Harry, eh? Maledetto, Bicanom. Ti farò assaggiare la mia lama furente una volta che sarò evoluto, ovviamente. Vediamo un po' l'Energy Max quando è pronto. Eccolo! Pronto a scagliarlo. Non serviva proprio. Credo che ve la tireste in fretta al nostro allenamento. Ok. K ha certo che ci adatteremo in fretta al loro allenamento. Ma dobbiamo andare vicino alle case ora. Chi è il vostro capo? Oh my one more. Shindeiru. Kia kia, eh? Assolutamente amica, la vecchietta qua. Rivela. Eccolo qua, fatto. E ok, scusami. Mi ero dimenticato di te. E vai, niente male. So che imparerete di più da noi che con i K. Bene, avete sconfitto entrambi gli yokai fastidiosi. Complimenti. Ora tornate al palcoscenico di corsa. Con calma, sergente Quadro. Allora? Che stupidaggine! Non è la squadra serena a comandare! Non credo proprio, saremmo noi a occuparcene! Quelli proprio non mollano! Per oggi è tutto, ora tornate indietro! Bah!
Sicuramente una volta che li salveremo da Vela Nera. Da Vela Nera? No, com'è che si chiamava? Sì, da Vela Nera. Era Vela Nera, sì. Una volta che li salveremo da Vela Nera, probabilmente andranno d'accordo. Oppure Twist continueranno a odiarsi. Non lo so, è tutto strano, Yo-Kai Watch. A volte ha dei twist imprevedibili. Allora, Sergente Quadro. Ehi, Sergente Quadro, che significa tutto questo? Non erano questi gli accordi? Sì, avete ragione. Ma pensavo che fosse una buona idea. È meglio per loro poter osservare squadre diverse dagli stili più disparati. Beh, in effetti non hai tutti i torti. Ma perché proprio con Kappa e i suoi amichetti? Che hai detto? Ehi, Serena, che cosa vorresti dire con quella amichetti? Oh, mi dispiace, la verità fa male. Tutti dicono che la tua squadra è la più combattiva. Ma dimentichi che io ti conosco da tanto tempo. Per me sei sempre il solito testone impulsivo di sempre. Non hai peli sulla lingua, eh? Beh, ora tocca a me. Dicono che nel lavoro di squadra siete fra i migliori. Ma tu lasci sempre gli altri a fare le cose a posto tuo. Silenzio. Ma sentilo, io non obbligo mai nessuno a fare nulla. Loro sono felici di aiutare chi li guida. Ah, certo, se non lo fanno li cacci dalla squadra. Tutto qua. Ehi, truppa, basta battibeccare e comportatevi da leader. Correggetemi se sbaglio, ma credo che Far Cup e Serena... Siano cerrimi nemici, non ci sono dubbi. Quindi ora che succede al nostro allenamento speciale? Semplice, vi allenerete con noi, è logico. Questo lo credi tu, ci sceglieranno di sicuro. Non fatemi scegliere. Devo scegliere, Sergente Quadro? Va bene, se devo scegliere però lo vedremo nel prossimo episodio. E come sempre Kuju, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Yo-Kai Watch Blasters. Come sempre vi ricordo in descrizione i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!